Cominciamo così. A fine 2021 ho ceduto la mia palestra, che avevo da 8 anni con la mia socia. Da quel momento ho iniziato a pensare che cosa volessi fare da grande. Volevo lavorare nelle palestre come dipendente tra virgolette, perché comunque ho la mia partita IVA, oppure volevo crearmi il mio lavoro come è successo nel 2014 quando ho aperto la palestra. Lavorerò nelle palestre, ma ragazzi, mi sono creata la mia azienda, la mia impresa. Qui però nasce un problema. Non riesco a trovare un nome per la mia azienda. È un problemone. Vorrei che questa cosa che sto creando avesse un nome proprio d'impatto. Devo avere il nome per sabato. Oggi è mercoledì. Non credo che ce la farò, anche perché è da maggio che sto progettando la cosa e da maggio ancora non è uscito un nome decente. Ho una lista di nomi, alcuni carini, ma mi sembrano banali, cioè non mi danno quel wow, e quindi non so che fare. In questi mesi comunque vi porterò con me nella creazione di questa cosa. Non posso spoilerare niente. Vi dico solo che non è una palestra. Ecco, non è una palestra. Non aprirò un'altra palestra, ragazzi. Seguitemi comunque, magari anche su Instagram, per avere più novità ed essere aggiornati su quello che sto facendo. E non lo so, se avete anche consigli su come trovare un nome perfetto per un'azienda, boh, fatemi sapere. Vi bacio.